cinque testimoni di uno spazio invisibile, come dice già il titolo, condensano con il loro tatto uno spazio, una forma invisibile al loro interno, attraverso la loro parte, diciamo, concava. È come se quella parte concava fosse la parte visualizzata e materializzata del resto della forma che è invisibile e che è da immaginare. Questa forma, poi, l'estensione delle cinque figure possono essere variate, però le concavità devono essere sempre all'interno. Ecco, questa forma invisibile corrisponde quasi un po' a una forma di ogni singolo dei testimoni, ogni forma singola dei testimoni, una forma irregolare e poliedrico. Il materiale, la consistenza, diciamo, dei testimoni è di bronzo argentato. Non l'avrei potuto fare in un altro materiale, perché solo questa combinazione mi dava una portata immaginativa. Immaginiamolo in un acciaio o in alluminio, mi avrebbe dato un'immaginazione di un contesto più industriale. Invece questo ha una portata più mitologica.